Gallo, ma portò anche l'adesione di tutto il coordinamento nazionale della comunità di accoglienza, di cui è presidente Don Armando Zappolini. Sono circa 700 organizzazioni in Italia che fanno accoglienza. La cosa che ci devo dire è che ho detto, e quindi sulla necessità di un superamento delle frontiere in cui i cittadini ventimigliesi più di tutti si sono resi conto, se sentiamo anche le interviste che avete fatto in questi giorni, il vero problema per chi vive a Ventimiglia sono le frontiere, quindi questa possibilità a un continente da quasi mezzo miliardo, da 400 milioni di persone che non può accogliere poche decine di migliaia di persone qui, la vera contraddizione del nostro continente, del nostro mondo. Ma al di là di questo, la cosa che ci tenevamo a precisare, che saremo poi anche presenti ovviamente con le nostre persone accolte, persone di età, San Benedetto Arcobaleno, le comunità tradizionali d'Alessandria, l'altra cosa che ci tenevamo a precisare è che nel nostro paese sta montando un clima molto grave che va al di là del clima che si respira qui a Ventimiglia, cioè si sta formando un razzismo istituzionalizzato. È incredibile, noi crediamo che per esempio il presidente dell'INPS, Tito Boeri, sia minacciato perché non sta parlando di frontiera, cioè non sta neanche facendo minimamente o lontanamente i ragionamenti che facciamo qui noi a Ventimiglia, ma sta spiegando che anche prodotti di eccellenza come il Barolo, come il Parmigiano, vengono fatti da una manodopera a stragrande maggioranza fatta da persone migranti, ma possiamo dire che i loro contributi pagano le pensioni degli italiani di oggi. Ecco, attaccare una persona che dice questo significa pragmaticamente creare un clima di razzismo nel paese, dove anche persone che sono nate in Italia, hanno figli che sono nati in Italia, solo perché hanno la pelle nera, vengono fermati e a cui hanno chiesto impegni. Ecco, noi e non solo noi, avete visto la manifestazione delle magliette rosse di Don Luigi Ciotti, che in tutta Italia, Don Luigi Ciotti ha aderito come persona singolarmente, idealmente la manifestazione del 14, stia montando un clima e un tentativo di reazione a questo razzismo istituzionale che si è in questo mese con questo nuovo governo investito nel nostro paese. A questo reagiremo a 20.000 segnature in tutta Italia, e quindi sarà importante, come dire, reagire a questo clima culturale che non appartiene alla storia della nostra nuova generazione, del nostro paese.